2A17 nei termini. Si uniscono simbolicamente i consigli provinciali italiani per dire no al taglio degli enti territoriali intermedi previsti nel decreto Salva Italia varato dal governo Monti. Una giornata di mobilitazione che nelle intenzioni di chi la promuove a livello nazionale, l'Unione delle Province d'Italia, vuole essere un'operazione verità sui reali costi delle province, sui servizi che rendono ai cittadini, sull'utilità, il valore dell'istituzione e sulle falsità rispetto agli inesistenti risparmi che si avrebbero dall'abolizione. La campagna contro le province, spiega il presidente dell'UPI, nonché presidente della provincia regionale di Catania, Giuseppe Castiglione del PDL, è assolutamente demagogica e propagandistica, come se l'ente provincia rappresenti il problema principale dei costi della politica italiana. Ed allora una giornata di confronto, sensibilizzazione e informazione. Aderisce anche Agrigento con un consiglio provinciale straordinario aperto, convocato per questa sera dal presidente Raimondo Buscemi. Ma l'abrogazione delle province produrrà un risparmio alle casse dello Stato? Molto poco, rispondono gli interessati, secondo i quali l'eventuale risparmio economico rischierebbe di essere intaccato dal passaggio del personale e delle funzioni ai comuni, ma anche dal diverso inquadramento economico e giuridico del personale negli enti di destinazione. Sulla questione interviene il presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, preoccupato sul destino dei dipendenti. Il decreto Salva Italia, afferma Dorsi, chiarisce semplicemente il fatto che, trasferite le competenze alle regioni e ai comuni, i dipendenti provinciali dovranno essere posti in mobilità. Il decreto però non chiarisce le modalità e i tempi di attuazione. L'eventuale passaggio del personale ai comuni, rileva il presidente della provincia di Agrigento, rischierebbe di creare disavanzi appunto nei sindaci, che dovrebbero gravare le casse dell'ente per servizi non rivolti direttamente ai propri cittadini. Al contrario, se il personale, come già ipotizzato dal governo Berlusconi, dovesse essere spostato alle regioni, costerebbe per ragioni contrattuali il 25% in più, per via del maggior costo del contratto dei dipendenti regionali rispetto a quelli provinciali. Per Dorsi potrebbe insomma tradursi in un equivoco tutto italiano, così come è accaduto ai dipendenti esodati da Poste Italiane, rimasti senza salario e senza pensione, ed oggi in attesa di uno scudo protettivo che possa metterli al riparo dal decreto Salva Italia, che ha lasciato senza reddito migliaia di famiglie di post-telegrafonici.